Abbiamo parlato di visioni. Per un progettista che cos'è una visione? Quanto futuro c'è nelle cose che ha fatto nel passato? Quante sono state accantonate perché il mondo non era all'altezza? Ma io ti posso dire una cosa, Mauro, se me lo permetti. Un progettista non ha mai una visione. Una visione è una cosa immediata, normalmente, un sogno. Un sogno, Ecco. sì. Un progettista normalmente ha un'idea che è un insieme delle cose del passato, giuste e sbagliate, che lui ha acquisito e che all'interno di sé incomincia a formare un'idea nuova. Quindi questo vuol dire che per scrutare il futuro ci vuole un passato. Madonna, è Non te lo inventi. fondamentale, ma in tutto, anche nello sport. Nello sport i grandi campioni nascono quando riescono a capire qual è il modo di allenarsi per poter migliorare se stessi. Mica facile, No, certo, no, perché tutt'altro. non è una questione di gambe, di braccia, Eh è no, una quella è tecnica. di testa, di cultura sportiva oppure di cultura tecnica o di cultura artistica. Quello che abbiamo noi oggi, secondo me, io forse manco di una certa cultura, ma non vedo più l'Italia ricca di grandi uomini d'arte come è stato Michelangelo, eccetera, eccetera, tutti quelli che erano vicino a lui, il Caravaggio. La scuola, il concetto di scuola. Abbiamo avuto degli uomini, degli architetti. Io mi ricordo quell'architetto che ha fatto le cose in cemento armato, non architetto, Nervi. era un ingegnere, era Nervi. Nervi. Non lo so, forse oggi o è una mancanza di informazione e di cui in parte sono colpevole anche io perché non riesco a informarmi, però non abbiamo più dei problemi. Il razionalismo di Nervi è un qualcosa che oggi ci manca, perché era far diventare la struttura l'elemento del design, non sovrapporre. Io ricordo che andavo in Francia a vedere un grande ingegnere che faceva dei ponti che uscivano dalla terra e rientravano nella terra in curva. In curva. E io li andavo a vedere e mi dicevo, Cristo, ma come fa questo ad avere queste idee? Vedi, era l'idea che lui ce la faceva guardando altre cose, cose che c'erano già Quindi state. una memoria collettiva Ecco, fondamentalmente. è questo. Io trovo che l'Italia, se volesse migliorare se stessa oggi, Dovrebbe guardare se stessa. guardare soprattutto la propria scuola. Noi abbiamo bisogno di avere soprattutto una scuola che abbia una coscienza delle radici in cui io mi sento dire ah, gli americani qua, gli americani là, ma noi non abbiamo bisogno di guardare l'America. La nostra cultura è talmente elevata se la sappiamo usare che